Oh, quanto sono belle le gare, ce ne saranno tantissime in questo 2023, tantissime gare di streetlifting e tantissimi atleti appunto si stanno chiedendo, ma come si prepara una gara? Come dovrei prepararmi? Quali sono gli step, i procedimenti da seguire per riuscire ad andare in pedana in modo dignitoso? Quindi magari portandosi a casa 3 PR su 4, 3 PR su 3, come hanno fatto i miei atleti, e quindi vedremo tutto questo in questo video. Ovviamente ragazzi, la preparazione per una gara è una preparazione complessa, non entreremo nel dettaglio, vi dirò in linea generale qualche consiglio che potete attuare nella vostra programmazione. Detto questo, io sono Luca, sono un coach di streetlifting e mi occupo appunto di aiutare ragazzi e ragazze a migliorare in questa disciplina. Per maggiori informazioni puoi andare in descrizione, trovi tanti link utili. Allora, come si prepara una gara? Beh, dipende tantissimo innanzitutto dal punto di partenza, ovviamente. Qual è il punto di partenza? Siamo atleti avanzati, molto forti, che possono ambire anche a giocarsi le prime posizioni, se non magari un titolo assoluto. Siamo dei ragazzi intermedi, magari che si possono giocare una salita sul podio o comunque una metà classifica, o comunque siamo ancora all'inizio, abbiamo massimali tra virgolette bassi, perché poi i numeri sono sempre relativi, e magari vogliamo semplicemente fare la nostra garetta e magari battere qualche PR e toglierci qualche soddisfazione. Questo è importante saperlo. In realtà non incide tanto sulla preparazione della gara in sé, perché quella, cioè, tutti si allenano con l'obiettivo di migliorare l'1RM, quindi i passaggi sono sempre quelli, ma incide un pochettino sul percorso da fare per arrivare alla gara stessa. Perché magari, vi faccio un esempio banalissimo, se siamo all'inizio dobbiamo ancora parametrare bene le esecuzioni, non sono ancora esecuzioni magari tra virgolette valide da gara, non sono predisposte ad un carico massimale, magari mi alleno da poco tempo, non potrei fare un massimale in sicurezza, e quindi non ha senso scegliere una gara nel breve termine e magari prepararsi un pochettino più a lungo. Mentre un atleta anche molto avanzato può decidere di andare a gareggiare, a fare questa gara anche senza questa grandissima preparazione, giusto per fare un test, per vedere come effettivamente studiare uno scarico da gara valido che lo possa portare magari in gare future a fare veramente veramente bei chili. E quindi diciamo che il punto di partenza è sempre bene saperlo. Poi ci sono diversi steps da seguire. Come vi ho detto prima, il primo step in assoluto è saper far bene gli esercizi. Ogni volta che vado a delle gare, tanti tanti atleti si fanno dare la nulla perché non sanno fare l'esercizio. Tantissimi squat alti, trazioni kippate, questo è un bruttissimo vizio che tanti hanno. Dip alti, dip brutti, dip sbilanciati, ne ho visti di tutti i colori. E quindi è importante riuscire ad allenarsi con dei parametri da gara. Alcune gare magari sono diverse, quindi la preparazione richiederà un tipo di esercizio diverso. Esempio, streetlifting Italia, validità del dip con deltoide posteriore sotto la linea del gomito, mentre per le altre gare basta semplicemente scendere con la testa dell'omero sotto la linea del gomito. Quindi questa è una cosa da sapere, soprattutto in una fase di intensificazione pre-gara, quindi dove si vanno a toccare bei carichi, si cerca proprio di andare molto nello specifico del gesto da gara, è importante saperle queste cose. Quindi sapere bene come eseguire gli esercizi è essenziale. Non ovviamente solo per un fatto di valida o non valida in gara, ma ovviamente anche per migliorare. Esempio stupidissimo, le gambe nei dips. Tanti mandano le gambe indietro, si inarcano tantissimo, soprattutto su carichi massimali, perdono la traiettoria di spinta ed ecco lì che hanno 10 kg in meno sul massimale potenziale che potrebbero fare. Questo è veramente un peccato, perché in gara si dovrebbe dare il massimo. Mentre tantissimi atleti arrivano che non riescono a gestire intensità alte perché già fanno male quelle basse, quindi ad intensità alte questi errorini, magari il ginocchio leggermente indietro, così la traiettoria un pochettino meh, diventano esponenzialmente peggiori. In gara fanno poi figure di M. Questo non deve assolutamente succedere, anche perché poi a livello mentale è una cosa molto brutta da gestire. Il fatto comunque di aver failato magari un carico che ti aspettavi di fare, insomma, non è il massimo. Anche da questo punto di vista ci vuole un buon supporto. Quindi è importante, essenziale, saper fare bene gli esercizi per potersi esprimere al meglio e migliorare nel tempo. Esempio di prima, le trazioni kippate. Quanti ragazzi fanno trazioni kippate nei loro allenamenti? Finché le fate nei vostri allenamenti,
e non volete gareggiare, volete solo rendere conto a voi stessi, fatele pure, al massimo non migliorate, sempre se non fate movimenti strani che possono effettivamente farvi rischiare un infortunio, ma quando andate in gara dovete fare l'esecuzione corretta, al di là del fatto che a volte i giudici fanno un po' come vogliono, però ci sta, sono umani, sbagliano, voi dovete fare l'esecuzione corretta. Uno, per ottimizzare il gesto e quindi permettervi di spingere effettivamente di più. Due, per farvi dare la rep valida, perché se no non ha senso. Ok, vediamo un attimo a livello teorico come periodizzare una preparazione. Sappiamo che sui libri c'è scritto appunto accumulo, intensificazione, peaking, che come linea generale può starci, soprattutto per un atleta avanzato che non ha bisogno di fare chissà quale esecuzioni tecniche, così fare periodi di miglioramento di un esercizio perché magari non ha tantissime lacune, quindi può concentrarsi bene su magari su una progressione anche lineare con 2-3 volte a settimana qualche esercizio tecnico qua e là per migliorare comunque delle lacune, punti carenti che ce l'hanno tutti, ma comunque appunto un atleta avanzato può permettersi, diciamo, di fare questo periodo, no? Questa periodizzazione, quindi magari in una fase lontanissima dalla gara andrà a fare magari un periodo appunto di ipertrofia, ovviamente ipertrofia funzionale, non da diventare un bodybuilder, anche se comunque il muscolo serve, ragazzi, soprattutto nello squat, nel dip, sono esercizi abbastanza muscolari, magari muscle up e trazione, ok, sono esercizi molto dinamici, veloci, dove bene imprimere velocità, ecco, su cui non si può fare tanto volume per aumentare effettivamente l'ipertrofia. Neanche sul dip potete fare tanto volume in realtà, perché è abbastanza tassante, però comunque serve andare a costruire della carne che vi permetta di aumentare i massimali. E adesso qui tutti a fare masse spintissime, no, è importante rimanere con ABF bassa comunque, percentuale di massa grassa. Quindi dicevo, man mano che ci si avvicina alla gara si va sempre più nello specifico del gesto da gara, con sempre meno ripetizioni e sempre più carico. Quindi magari in un periodo lontano dalla gara potete utilizzare dei complementari anche a specifici per migliorare appunto muscolarmente, variare anche gli angoli di lavoro, però ovviamente a ridosso della gara pressoché si vanno a fare solo i gesti da gara con ripetizioni basse, con magari nelle trazioni fermi a braccia tese, nei dip fermi a braccia tese, in modo tale da simulare quanto più possibile le singole che andremo a fare in gara. Nel muscle up si andrà a inserire magari un'oscillazione controllata con un ostacolo. Questa è sicuramente la periodizzazione che può fare un atleta avanzato. Adesso, se siete basi, intermedi, io non vi consiglio di fare questa grande periodizzazione, ma di focalizzarvi su determinate lacune delle vostre alzate e migliorare quelle senza fare questa grande periodizzazione. Per esempio, avete comunque una tecnica scorretta delle trazioni, è inutile che ci andate a fare volume, accumulo, poi intensificare, perché la tecnica farà schifo. Quindi miglioro la tecnica di quell'esercizio, la fase muscolare magari di accumulo di volume, perché comunque serve, la farò con esercizi complementari che non andrò a togliere magari neanche a ridosso poi della gara, perché comunque ne avete bisogno in una prima fase, e gli esercizi fondamentali appunto andrò a fare un lavoro prettamente tecnico, di cura delle lacune, degli sticking point, di miglioramento della postura scapolare, sia nelle trazioni, nei dip, di traiettoria nello squat, una cosa molto importante che tantissimi sbagliano, andrò a lavorare sull'oscillazione del muscle up, insomma andrò ad aggiustare quelli che sono le nostre alzate, e questo sicuramente dovrò farlo per tanto tanto tempo, ok? Gli esercizi non si migliorano in mesi, ma si migliorano in anni, e non saranno mai perfetti. Ci si possono avvicinare molto, però. Ovviamente, che siate atleti intermedi, avanzati o neofiti, la cosa essenziale è appunto fare una progressione abbastanza graduale verso un'intensificazione marcata a ridosso della gara, sul gesto specifico ovviamente. Andare in gara e alzare 70 kg in più di quelli fatti in allenamento non è il massimo, soprattutto per prevenzione infortuni, non sapete gestire quel carico, quindi anche se comunque vi sentite di poter spingere abbastanza, ma in allenamento non avete preparato determinati carichi,
Sicuramente li controllerete male, sicuramente rischierete di farvi male, quindi non avrebbe senso. Qualora non ci fosse il tempo di intensificare a dovere, di fare comunque una crescita graduale dei carichi, il mio consiglio è quello di fare comunque una gara molto conservativa, come si fa di solito magari quando una gara non è preparata così tanto, o quando è magari semplicemente un test. Si fa una gara conservativa dove non si spinge all'infinito e si cerca magari di fare un MAV1. Questo per evitare poi farsi male semplicemente per 5 kg in più o 10 kg in più. E ragazzi, è importantissimo gestire bene le entrate. Tantissimi ragazzi sbagliano già la prima prova e non è possibile. La prima alzata, la prima prova di ogni alzata deve essere veramente facile. Non dico che debba essere un RPE 8, ma siamo lì quasi. Per questo dovete testare nella settimana di scarico pre-gara quelle che possono essere le entrate. Magari fate un ramping RPE 8 sulle diverse alzate e capite come potete entrare, perché se no vi bruciate tutto, cioè vi bruciate tutta la gara. Tre prove nulle in un'alzata vi fanno andare fuori gara. Se voglio entrare a 150 kg di squat e non riesco a fare questi 150 kg, la mia gara è finita lì. Quando magari entrando a 145 almeno mi sarei portato a casa la validità della rep e avrei continuato a fare la mia gara. Questa è una cosa da dover gestire bene. Qui è importante anche l'aiuto di un coach che vi permetta di gestire queste cose, perché spesso l'atleta o si sottovaluta o tende a strafare, mentre il coach è sicuramente più analitico, in base alla scheda e a ciò che ha visto durante il percorso può definire delle entrate effettivamente valide. Piuttosto partite bassi. Ovviamente se partite troppo bassi non potrete sfruttare benissimo le tre prove e andare effettivamente a tirare su un bel carico, però sicuramente eviterete di farvi male e avrete imparato qualcosa. In un prossimo video parleremo anche di quali sono le differenze tra un atleta agonista e un atleta non agonista nel percorso di allenamento, e anche quello è un argomento interessante, quindi se vi piace lasciate un mi piace appunto e iscrivetevi al canale. Detto questo ragazzi, se volete essere seguiti da me trovate tutti i link in descrizione, oppure scrivetemi su Instagram a lucazocco_basso. Vi ringrazio per la visione, ovviamente lasciate un commento magari su un argomento da voler trattare a tema anche street lifting, gare eccetera eccetera, sono sempre disposto ad accontentarvi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella!